E bentornati sul mio canale. Oggi video un po' particolare, quasi non mi vedo più, dovrò secondo me cambiare postazione di lavoro. Oggi video particolare perché apriamo insieme questo enorme scatolone. Voi non lo vedete, ma prende praticamente tutto il tavolino che uso di solito come base per fare video. Questa specie di scatolone di baule, quasi, no? Perché ha un po' la forma con anche gli angoli, un po' così. Questa specie di baule dimenticato. Io sono ancora a casa che sto poco bene. Nel limite del possibile cerco di tenermi impegnato oggi particolarmente. Poi mi fa un male cane la caviglia. Cerco di tenermi occupato. E beh, sono andato a vedere in un armadio. Avevo dimenticato questo baule che ormai si è praticamente rotto, non si mantiene più chiuso, e andiamo a vedere insieme cosa c'è. Io sinceramente non mi ricordo. Allora, dovrebbero esserci sicuramente cose di bambole, quindi non vado ad aprire roba scabrosa, però non ricordo assolutamente cosa c'è, ma devo fare sicuramente un po' di cernita, un po' di pulizia, dovrò buttare questa specie di baule e quindi andiamo a vedere insieme che cosa c'è. Allora, iniziamo togliendo. Allora, iniziamo, vabbè, con delle cose normali. Sono delle scatole. Questa è la scatola di una Blight arrivatami ormai, boh, tipo un anno fa, forse anche di più. Non mi ricordavo neanche di averla messa qua, sinceramente. Cosa c'è dentro? C'è solo il piedistallo. Ok, vabbè, questa è della Blight My Little Candy. Ma secondo me è anche più di un anno ormai che l'ho presa. L'ho presa, fra l'altro, da una ragazza straniera usata, ma perfetta, perché comunque è sold out, è uscita diversi anni fa. Allora, poi qui altre scatole su scatole. Beh, che rottura di scatole, direi. Cioè, proprio non è divertente questo. Aspettate un attimo, tanto ormai si è praticamente aperto. Dio, ma ci sono un sacco di bambole. Mamma mia, N non so come procedere. Aspettate un attimo. Oh mamma mia. Allora, qui abbiamo dei certificati. Iniziamo con la storia della tenda. Allora, qui abbiamo. Ah, beh, queste potrebbero, in realtà potrebbero servirmi. Ma tu pensa, volevo comprarle, non mi ricordavo neanche di averle. Via. Allora, qui abbiamo dei certificati sia di alcune Reborn che anche di alcune BJD. Bene, bene, questo dovrò capire poi dove metterle queste cose. Allora, qui ci sono delle altre bustine. Questo, boh, non lo so, infiliamola da qualche parte. No, vabbè, buttiamo. Devo cercare assolutamente di buttare, buttare, buttare. Allora, anche qua altri certificati di Reborn. Ripeto, queste dovrò conservarle comunque da qualche parte. Mi sento già stanco. Non lo so perché oggi mi sento particolarmente fiacco, debilitato. Allora, qui. No, ragazzi, io veramente qua dovrò fare un bel po' di cernita. Adesso magari faccio un lotto, se no caccio via tutto e amen. Qui ci sono un sacco di vestitini per Barbie, scarpette, gonne, via. Allora, poi abbiamo. Mamma mia, no, ragazzi, davvero, cioè. Mamma mia. Allora, questo sì, sono dei corpi. Questa è di una Rapunzel. Mamma mia, ragazzi. Ma da quanti secoli è che non l'aprivo? Non mi ricordavo neanche più di averla. Tra l'altro, questa no, non ce l'ha i riflessi dorati, però, poveretto. Mamma mia, questo video è un video denuncia. Cosa nasconde il retroscena della vita di un collezionista? Potrei che chiamarlo così. Allora, ripeto, non so dove. Io non ho pensato a questa cosa. Dove mettere la roba? Queste sono cose vintage. Mamma mia, io non le colleziono neanche, quindi proprio potete immaginare. Allora, vorrei cercare di appoggiarmi. Ciao, amore. Sai che sei diventato famoso anche tu? Lui è uno dei miei tre gatti, è Athos, che lui proprio mi adora, mi sta sempre attaccato. Allora, sì, un'altra vintage.
Qui sì, cercherò di fare. Ah, beh, lei è carina, però. Lei la vorrei tenere. Quasi quasi la metto. Vedo di trovare posto nella libreria e la metto. Fra l'altro, il pigiamino è il suo. Lei è una scooter. È un'amica di Skipper. Molto, molto carina. Probabilmente, se c'è qualcuno che ha una certa età che vede questo video, se ne ricorda anche. Io no, non ero ancora nato all'epoca. Allora, qui abbiamo gioielli, gioielli Barbie, gioielli fashion, mamma mia. Ma a me chi me l'ha fatto fare? Posso richiudere tutto e nascondere nuovamente nell'armadio? Veramente. Allora, qua abbiamo, beh, ma lei, tesoro mio, a me mi serve questo corpo. Oh, a me mi serve questo corpo. Lei è una Cenerentola di diversi anni fa. Però il corpo snodato, quello completamente snodato di diversi anni fa. Adesso io a te mi sa te decapito perché mi serviva proprio un corpo snodato. Allora, poi in realtà eccola qua anche un altro corpo snodato di una. Mamma mia, ragazzi, veramente. Mamma mia, mi sto vergognando, mi sto un po' vergognando. Che carina però che lei, è quasi un peccato doverla decapitare, però è tanto caruccia. Rapunzel, va bene, via anche questa. Allora, poi abbiamo qua. Beh, anche qui. Anche lei avrebbe bisogno di un corpo. Quindi adesso lo facciamo subito in diretta. Allora, su questa cosa qua. Mi sto stancando di brutto oggi. Allora, su questa cosa qua, in realtà. È anche carino farlo vedere un po' in video perché praticamente è come togliere una testa a una Barbie. Ci sono vari modi: riscaldarlo nell'acqua bollente, riscaldarlo col phon. Attenzione ai capelli a non bruciarli. Ma io, che sono un collezionista da anni, so esattamente come muovermi. Momento in cui mi lodo, so come muovermi. Per togliere una testa in poche mosse senza rompere nel collo o nel perno. Tu. Ok, continuiamo a far così. Questa la teniamo di là. Sto cercando di tenere un pseudo ordine le cose che tengo e le cose che do via. Allora, anche qua un altro corpo. Questo è un altro corpo, ma è rotto. Lo facciamo via. Madonna, ragazzi. Anche questo è un corpo rotto. Cacciamo via. Corpo rotto, cacciam via. Questo invece lo tengo, fa parte del. Adesso che l'ho visto in video. Allora, questo io non so chi si ricorda. Io sì, perché ovviamente ero piccolo. Facevano i Luciotti, che poi negli anni 90, forse anche negli anni 2000, sono stati, diciamo, nuovamente riprodotti. Però quando ero piccolo io avevo questo lucciottolo, questa specie di lombrico di bruco verde che tu premevi il pancino, gli si illuminava la testa. Allora mia mamma, io lo adoravo, mia mamma ebbe la simpatica idea di regalarlo a un mio cuginetto. Non potete capire i pianti. Ecco, a distanza di anni io poi l'ho ricomprato, ma anni fa. Però ho tolto la parte interna, che comunque non credo che funzioni, ma a parte non ci sono neanche le pile. Comunque qui si premeva, era all'interno del corpo, si premeva la pancia e qua c'era la testa e si illuminava la testa. Molto bene, momento ricreativo, però quello sembrava effettivamente una roba brutta. Allora, poi, che carino anche lui. Anche lui adesso cerco di tenerlo. Dai. Adesso è un po' come ricomprare delle cose. Ah, ma tu guarda anche lui. Chissà se matcha con i nuovi Ken articolati. Beh, oggi mi sa che ho un po' da fare oggi. Ah, poi c'è anche lui. Si sono un po' impolverati nonostante fossero chiusi dentro un armadio. E di Twilight, il dottore. Dottore Sammalò. Allora, poi qui abbiamo un vestitino molto carino della Disney per bambini, ma io l'avevo preso per una Reborn che non ho più. Adesso vedrò, non lo so cosa farci. Molto molto carino. Questo fa parte, sì, è il sotto. Allora, poi. Ah, questa è la scritta che avevo preso su AliExpress miliardi di anni fa, che volevo mettere sul muro
sul capezzale del letto mai messo. Anche lui, siamo nella serie vintage. Che carino, Alan, l'ho voluto sempre un sacco. Poi che abbiamo qua? Madonna, ne posso fermare? Riprendiamo domani? Oddio santo. Poi la cosa brutta, adesso dico una cosa brutta, nel senso che io adoro gli animali, però la cosa brutta di avere gli animali è che non puoi lasciare niente in disordine. Dici, vabbè, sistemo più tardi, sistemo domani, sistemo stasera. Col cavolo, se io lascio tutta sta roba qua sopra, cioè i gatti, ciaone, li trovo già lì che stanno giocando. Allora, mamma mia, allora ragazzi, qua avevo cercato di dare una pseudo sistemata. Allora, ci sono, non sto ad aprirle, ragazzi, veramente non finiamo più. Sono tutti vestitini che io in maniera paziente avevo anche abbastanza imbustato e sistemato, quindi adesso è. Poi va bene. Lui non mi ricordo bene come si chiamava, non mi ricordo, adesso mi sfugge il nome, siamo sempre nella serie vintage. Non lo so, non penso che lo terrò. Anche questo corpo rotto, andiamo via, buttiamo. In realtà è un peccato perché comunque c'è chi recupera le gambe, recupera i pezzi, eccetera, eccetera. Adesso infatti ci penso, vediamo un attimo. Allora, qui, mamma mia, che re. E qua mi sa che è tutto un po' roba da buttare, eh. Sì, perché io poi questi sono dei ricettacoli di polvere. Non mi chiedete perché li avevo, perché dovrei parlare per mezz'ora. Lasciam perdere. Allora, quindi mettiamo qua nel lavandino, il che vuol dire buttare. Piedistalli, basta, mi sono scocciato, ne ho mille. Buttiamo. Allora, poi. Ah, ma tu pensa, l'altro giorno cercavo, dicevo, ma io avevo un calzascarpe. Molto bene. Mi serviva perché non riuscivo, col fatto che non mi riesco a muovere, non riuscivo a. Ah, poi oggi non finisco una frase, dico. Ah, ma tu pensa anche queste, le stelline, queste mi sa che me le regalò tanto tempo fa la Dani. Utile, 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 utile. E poi qua dentro ci sono tutti gli occhi che si usavano. Questa è una roba che. Nelle bambole tipo le Obitsu che non hanno gli occhi, tipo delle decalcomanie, una roba del genere. Allora, poi qua questa, chi lo sa? Bah, queste buttiamo, scarpe Kiko per bambina, è una vita che le ho, buttiamo via. Scatolina vuota, teniamo. Lei, non mi ricordo più come si chiamavano. Io ne ho tre loro, non mi ricordo assolutamente più come si chiamavano, non sono delle Barbie, non mi ricordo. Comunque sono molto belle, hanno dei visi molto belli particolari. L'attacco del collo non va bene, perché è piccolo, tant'è che un mio amico ha una di loro col Dremel, con il drrr, quel coso che è drrr, dentro al collo l'ha un po' allargato. Amori miei, potete andare via da là? Cioè, lo vedete? Io ho appena finito di dire questo, che non puoi lasciare un attimo una cosa che, figurati, cioè. Allora, piedistalli, via! Fiori vari, via! Mamma mia, ragazzi, qua veramente. Allora, questo che non mi ricordo, mi sa che era una specie di swap. Gli swap, per chi non lo sa, sono degli scambi, ma no, in realtà non credo neanche, perché poi in realtà vedo qua. Comunque, gli swap sono degli scambi che si fanno nei gruppi, eccetera, eccetera. Scambi gratuiti. Scambi, non scampi. Gli scampi sono quelli che si fanno con gli spaghetti. Allora, qui c'è questo mostriciattolo gargoyle che è di una Monsterite. Qui ci sono dei pezzi che, se non sbaglio, sono della Rio. Signorita della Barbie, una Barbie della Mattel, una Barbie vintage. Qui c'è un piedistallo, quindi in realtà non lo so. Una chiavetta USB, pensate proprio ieri. No, no, non è una chiavetta USB, però proprio ieri la cercavo. È in realtà un lettore di micro chiavetta USB. Quindi poi piedistalli, questi che si sono mezzi rotti. Adesso magari con l'attac vedo di incollarli. Sono degli stivali. Se non ricordo male, no, non credo che sia una Zon. Però c'hanno, ragazzi, c'hanno
Ma degli voi non avete idea di quanti anni hanno questi stivali. Qui sono un po' di mani sparse, c'è un vestitino di una Sailor Neptune con due stivali, con ben due stivali. Qua ho un blister, due blister di Barbie vintage. No, ragazzi, veramente, c'è una valigia, un candelabro, altri piedistalli. No, vabbè, cioè, ragazzi, c'è ancora un po' di roba, ma direi che abbiamo. Vedo il fondo del baule. Ok, ragazzi, credetemi, io mi sono parecchio stancato e mi viene male a pensare che adesso devo anche sistemare in qualche modo. E mi chiedo veramente, ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, veramente, perché io lì sulla cucina adesso ho tutto sparso, tutta la roba che c'era qua dentro, quindi veramente mi prende male. Va bene, comunque, non avevo niente da fare, ho detto, boh, fammi andare a vedere cosa c'è nel fondo dell'armadio e ho trovato questo scatolone. Ok, ragazzi, io sta iniziando, diciamo, la noia a stare a casa, fondamentalmente, perché un po' per il coronavirus. Ma soprattutto per i problemi che ho, ovviamente sono in detenzione forzata, un po' come la maggior parte di tutti quanti voi. Quindi inizio a guardare, sono in quella fase in cui inizio a guardare negli angoli della casa, anche perché volevo provare a fare un po' di pulizia. Avevo pulito in realtà la cucina stamattina, ma faccio fatica, non riesco a stare all'impiedi, mi stanco subito, mi fa male, non riesco ad appoggiare la gamba sinistra. Quindi in realtà fare le pulizie, che sarebbe la cosa che mi fa rilassare e avere tutto a casa pulito, non sto neanche riuscendo a farlo per impegnarmi un po' col tempo, e quindi ho avuto questa idea malsana di fare questo video strano. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto e come sempre mettete mi piace al video, perché a me fa tanto piacere. Ma sapete cosa mi fa più piacere ancora? Quando mi lasciate un commento, perché io vi rispondo subito, e quando vi iscrivete al canale, il gran canale, che ormai siamo vicino ai 200 iscritti. Sentitela l'emozione che mi rompe la voce. Va bene, detto ciò, ci vediamo al prossimo video. Ciao!